Ripulire i campetti sportivi antistanti la sua sede centrale, spazi di pertinenza comunale costantemente in balia di atti vandalici e ricettacolo di sporcizia. È in tal modo che l'Istituto Superiore Alcamese Vito Fazio Almaier, assieme a Lega Ambiente Partinico, ha aderito questa mattina alla manifestazione Puliamo il Mondo, indetta da Lega Ambiente. Qualcuno la raccoglierà, è lo slogan dell'iniziativa. Oggi con Puliamo il Mondo siamo ad Alcamo, davanti il liceo statale Vito Fazio Almaier, per ripulire con l'aiuto dei ragazzi che di domenica sono scesi indossando le casacche gialle, per ripulire gli spazi, l'area comunale davanti la scuola in cui si trova di tutto. Sono i campetti di calcio, campetti di basket, qui si trova proprio di tutto, carte, cartacce, bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, mascherine a quantità industriali. Tanta gente in azione, differenziando i rifiuti per portare al ridare splendore, ridare dignità a questo luogo. Qui alcuni dei volontari e un insegnante. Questo è pieno. Professoressa, che ci dice al riguardo? Siamo qui oggi per questa giornata di educazione all'ambiente, rispetto all'ambiente, non solo per i ragazzi che stanno dando il loro sudore per ripulire l'area, ma cosa dovremmo dire all'amministrazione comunale nel vedere il degrado e l'abbandono di questi luoghi? Io dico solo che la scuola dovrebbe essere l'istituto e il palazzo più bello di tutta la città, proprio perché è educativo per noi e per loro che i ragazzi frequentino un ambiente non degradato, sano e pulito. Siccome purtroppo vediamo con i nostri occhi che qui abbiamo tutto il contrario di quello che dovrebbe essere, e allora ci siamo rimboccate le maniche, anche grazie alla Lega Ambiente, per partecipare a questa manifestazione, sperando che pulendo questa area che ogni giorno ci accoglie, possa rimanere pulita e che da un punto di vista di civiltà sia un esempio sia per i ragazzi ma anche per gli adulti. Ma io vedo che è recintata e c'è un cancello. È un'area comunale, quindi chi è che sporca? Essere compito del comune pulire questa area. In realtà, rimanendo aperto il cancello, non potendolo chiudere perché l'area non appartiene alla scuola, entra chiunque fino a mezzanotte. Anche ci sono grossi problemi. Qui c'è anche la mia collega che abita di fronte e quindi con i suoi occhi vede continuamente con i ragazzi e con il... Tra l'altro da estranea vedo la differenza netta tra il lato della scuola che è pulito e di fronte. Esattamente. E di fronte. Allora dietro ci sono le palestre dove si allenano i ragazzi, ma in realtà questo dovrebbe avvenire fino alle 10 di sera. E quindi alle 10 il cancello dovrebbe essere chiuso. Invece molto spesso è aperto perché è lo stesso custode che dice vi lascio il cancello aperto poi chiudete voi, o molto spesso dice loro io chiudo poi casomai voi scavalcate. Quindi io molto quando lavoro fino a tarda sera mi capita di portare il cane fuori anche a mezzanotte e trovo gente qui, quindi con birre o che ballano con la musica e insomma, il risultato è quello che vediamo. Infatti dico, mi auguro che il cartello possa servire loro da messaggio e quindi quando almeno se entrano... Almeno portare via, che si portano esatto, via i rifiuti, quello che producono. Esatto. Va bene, grazie. Ecco. Maria Teresa Noto, presidente del circolo di Lega Ambiente Partinico, intitolato a Gino Scasso, un docente che è stato molto attivo anche nelle attività di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente. È giusto, e voi siete attualmente molto operativi, avete deciso di collaborare con l'Istituto Alcamese Vito Fazio Almaier in questa domenica di pulizia dei campetti antistanti la sede centrale di questo istituto.
Quindi com'è venuta questa idea proprio di... L'idea intanto, la campagna Cambiamo il Mondo, che è la più grande campagna ambientale dedicata al volontariato e alla pulizia di luoghi pubblici, è al suo 40° anno, quindi non è una novità. È una novità che ritorniamo ad Alcamo, perché ad Alcamo Legambiente, diciamo, è assente da qualche anno, per cui ora stiamo cercando anche di sensibilizzare o risensibilizzare, aumentare, diciamo, la sensibilità alle tematiche ambientali partendo dalle scuole, perché è proprio lì che troviamo interlocutori, diciamo, più attenti. E oggi scusi, se interrompo, come si spiega questa assenza ad Alcamo? Non molto spesso la vita associazionistica ha dei periodi di alti e bassi, quindi possibilmente si era anni fa in una fase di bassi. Speriamo appunto che si possano scuotere le coscienze ambientaliste, non solo, perché Legambiente è votata a 360 gradi, non solo per l'ambiente ma anche per la cultura, per il vivere civile, quindi per fare cittadinanza attiva vera e propria. Quindi si inizia da piccoli passi. Oggi siamo qui davanti il Vito Fazio Almayer, su invito del preside, del dirigente scolastico Piccichè, per prenderci cura di una porzione di territorio comunale, quindi non fa parte della scuola, che è lasciata all'abbandono, più che altro è vandalizzata, perché a quanto pare mi dicevano i docenti che durante la notte entra chiunque e lascia chiaramente di tutto. Infatti, situazione più volte documentata anche attraverso e tra l'altro Alcamondo Blog. Si vede la differenza tra come è tenuta la scuola, quindi guardando dietro di lei il marciapiede che è pulitissimo, invece la pertinenza comunale che è lasciata in uno stato di abbandono. E oggi vedere i ragazzini che si stanno impegnando, e poi poco fa mi dicevano: ecco, di sicuro dirò ai miei coetanei di non sporcare, perché vedere come è stato ridotto quest'area, che poi è di tutti, e quindi è questo quello che bisogna inculcare, il senso del rispetto dei luoghi comuni, che sono i luoghi di tutti noi. Questo è il messaggio che vogliamo passare, è un primo passo, poi cercheremo di farne tanti altri. È interessante parlare con chi come lei si occupa di attività concrete in difesa del territorio, in particolare nel comune di Partinico, che è un territorio piuttosto problematico e che ha delle ricadute anche sulla popolazione alcamese. Parliamo di un territorio limitrofo in cui sono tanti gli interessi degli alcamesi che hanno attività agricole, imprenditoriali e soprattutto per il turismo. La tutela del territorio va fatta ad ampio spazio, cioè non ci si può fermare ad un confine comunale. E infatti bisogna dare una visione di insieme, e quindi ecco perché è giusto che a monte, quindi non, diciamo, come associazioni ambientaliste, venga fatta una pianificazione corretta nel rispetto di tutto quello che insiste sul territorio. E noi come associazioni ambientaliste invece dobbiamo impegnarci affinché venga resa giustizia ai nostri luoghi, vengano messe in pratica tutte quelle azioni affinché il territorio venga tutelato, preservato e soprattutto valorizzato, perché sappiamo benissimo che sia Alcamo che Partinico siamo all'interno del Golfo di Castellammare, che è una risorsa enorme, e quindi è questo quello che dobbiamo tutelare. Dobbiamo tutelare la nostra risorsa affinché si possa vivere di questa risorsa e affinché il territorio ne viva tutto. Indubbiamente. E se per favore ci può riassumere quali sono state le vostre più recenti attività proprio in difesa dell'ambiente? Più recenti? Questa di oggi. A parte questa di oggi, a parte l'anno che ci ha visto tutti quanti chiusi a casa per la pandemia, e quindi esposizione visiva, diciamo, sul territorio ce n'è stata ben poca, però ci sono sempre le battaglie per
il nostro famigerato, famosissimo in negativo, in positivo, Nocella. Ma non è solo quello, perché il Nocella sappiamo tutti che ormai da quasi 40 anni soffre per inquinamenti da distilleria, ma non solo, perché ora scarica, diciamo, gli scarichi che sono nel Nocella sono diversi, di diverse tipologie, e purtroppo quel territorio pian piano stava morendo. Allora, le battaglie che vengono fatte ultimamente sono quelle per, innanzitutto, per sensibilizzare le amministrazioni comunali, che sono loro chi è che, diciamo, deve difendere il cittadino dalle ingiustizie in tema ambientale, ma non solo, a stimolarle affinché vengano messe in atto tutte quelle azioni per proteggere e tutelare il territorio. E quindi gli stimoli come arrivano? Arrivano con le avvertenze, arrivano con le denunce, arrivano con i sit-in, con le manifestazioni che vengono fatte, e arrivano anche con le campagne come queste di oggi, in cui ragazzi, volontari, insegnanti si sbracciano, sudano, come stiamo sudando tutti noi, per prenderci cura del territorio. Vi ringraziamo molto per quello che state facendo. Non dimentichiamo che in particolare nel territorio partinicese le discariche abusive di rifiuti, ancor più che nel territorio di Alcamo, perché nel territorio di Alcamo il problema è molto sentito e visibile in certe zone anche della città, ma in particolare nel territorio di Partinico c'è una situazione gravissima tra Partinico e Balestrate, per fare due esempi, insomma, di territori molto vicini. Però allora, proprio in quella zona, visto che viene presa ad esempio, che è la famosa strada provinciale 63 bis, la strada che porta al santuario della Madonna del Ponte, si è visto, cioè hanno visto chi ha fatto delle indagini, che la maggior parte dei rifiuti non sono dei partinicesi, e questo è un qualcosa che pesa ancora di più sulla popolazione residente in quelle zone, che differenzia i suoi rifiuti, li porta alle aree di conferimento, e poi si vede davanti casa montagne, chilometri di rifiuti non raccolti, perché poi basta lasciare un sacchetto, subito dopo la gente, che è lontanissima dall'idea di come si debba smaltire correttamente l'immondizia, metterà il suo secondo, il suo terzo e così via. E poi si innescano problemi di competenza, chi deve levare quei rifiuti? Ed ecco che si è arrivati ai chilometri di rifiuti sulla SP63, per fortuna a fine estate, purtroppo a fine estate, per fortuna li hanno tolti, ma purtroppo a fine estate sono stati rimossi. Ecco, noi non dobbiamo arrivare a queste situazioni. Il messaggio che vogliamo dare oggi con Puliamo il Mondo è questo. Abbiamo, quasi tutti i comuni sono dotati di sistema di raccolta rifiuti di tipo differenziato e porta a porta. Qui non so, ad Alcamo fanno il porta a porta? Ad Alcamo è ormai da anni attivo il sistema della raccolta differenziata con la raccolta porta a porta, anche se comunque il problema rappresentato dalle discariche abusive è sempre attuale. E allora, io mi chiedo, e me lo chiedo 24 ore al giorno, perché se vengono a prendere davanti casa mia l'immondizia differenziata, io l'unica, chiamiamola, fatica che devo fare qual è? Differenziare carta, vetro, plastica, è umido? Posso benissimo tenerla nel balcone di casa e esporla regolarmente secondo il calendario. Se ognuno di noi facesse questo piccolo sacrificio e rinunciasse al sacrificio di mettere l'immondizia in macchina, che magari puzza, e andarla a buttare ovunque, e allora vivremmo tutti in un mondo più giusto. E ovviamente poi l'invito che viene fatto è: qualora dei cittadini poco o molto irrispettosi delle norme si rifiutassero di fare ciò e continuassero ad imbrattare il territorio, le autorità competenti devono prendere le opportune, diciamo, devono agire di conseguenza, e quindi i controlli sul territorio sono quelli che sono l'unica arma che si può mettere in campo per poter evitare questo problema. La docente Giampiera, lo giudice referente di questa iniziativa, di questo progetto, avete voluto aderire alla campagna Puliamo il Mondo, qualcuno la raccoglierà? Effettivamente oggi c'è qualcuno che raccoglie questi rifiuti, che dà anche una sistemata a questi campetti così malandati? Sì,
in effetti qualcuno dovrebbe pur farlo, e allora abbiamo preso abbiamo colto la palla al balzo, visto che la Lega Ambiente di Partinico ci ha offerto questa opportunità. Allora siamo qui oggi per raccogliere tutto lo sporco che lasciano i ragazzi durante la mattinata, il pomeriggio, ma soprattutto i ragazzi che si radunano qua dentro a fare grandi feste, a mangiare, quindi insomma abbiamo trovato di tutto, ma proprio di tutto. Spero che questo serva da messaggio per coloro che insomma che hanno creato tutta questa baraonda. E in ogni caso sicuramente non mi pento di aver aderito a questa iniziativa, perché comunque è un messaggio che deve arrivare, che il pulito, tenere pulita la nostra città, dipende solo e soltanto da noi. Prima di concludere vorremmo anche capire che tipologie di rifiuti avete trovato questa mattina. A parte i rifiuti classici quali bottiglie, carta, mascherine a quantità industriale di tutte le tipologie, e poi le mascherine, invece pezzi di metallo di varie specie, poi avete trovato cavi inutilizzati e gettati così, poi scatoli, contenitori di pizze. Questo è segno che la sera, insomma, qui si organizzano la serata. Un luogo d'incontro anche. Sì, esatto. Sì, è diventato ormai un luogo d'incontro questo, anche fino a tardanotte. Sì. Io abito qua di fronte, quindi noto tutto. Purtroppo. Bene, grazie. Abbiamo con noi anche lei, è una docente? Sì, sono una docente in sostegno. Ho accompagnato la mia classe, mi sono lasciata coinvolgere piacevolmente dalla collega, che è una trascinatrice in questo. È una domenica diversa, una domenica per tutti, per stare insieme, per fare qualcosa per noi e per gli altri. Bene, ringraziamo anche lei, la professoressa. Di Citra. Bene. Grazie e buon proseguimento, sperando che questa, come altre iniziative educative, possano essere prese in considerazione anche dalle istituzioni, perché sappiamo molto bene che questa vostra scuola ha anche dei problemi in tema di disponibilità di locali. Bravo, sì, ma la scuola, i ragazzi ci seguono sempre, sono collaborativi. Diciamo che questa iniziativa della Lega Ambiente ci servirà da input, perché abbiamo pensato almeno una volta ogni mese, ogni due mesi, porteremo qui i ragazzi la domenica a pulire, perché sono sicura che lunedì mattina troveremo come l'abbiamo trovato stamattina. Approfittiamo, per visto che lei ha introdotto l'argomento, per dire che il liceo Almayer, questa è una sede, ma la sede si trova sul Viale Europa, a breve dovremmo lasciarla, perché sì, insomma, ci sono problemi di affitto, una storia molto lunga. Approfittiamo per lanciare un appello, perché noi vogliamo rimanere ad Alcamo, i ragazzi vogliono rimanere ad Alcamo, ed è importante che la scuola rimanga ad Alcamo. Siamo l'unica scuola della città a non avere una propria sede. Di dovere gentilmente si preoccupi di farci trovare una sede, perché i ragazzi hanno molto il senso di appartenenza alla scuola e alla città. E questo ne è un esempio, il fatto che di domenica mattina in autunno, con un sole così, che potrebbero andare al mare, sentono forte veramente il senso della scuola, dell'appartenenza alla scuola, al luogo in cui stanno veramente la metà della giornata, lo sentono loro, e quindi sono qua con noi. Bene, certo, bene. Non potevano essere tutti, però, insieme a noi docenti. Bene, lei la docente si chiama? Missioneri. Grazie. Io insegno proprio nella succursale, che è la scuola che a breve dice dovremmo lasciare per trasferirci a Calatafimi.